Eccoci. Benvenuti a tutti. Vedo che la sala è piena, l'inverosimile, forse non c'è posto a sedere per tutti. Chiediamo scusa, vorrà dire che quando metteremo il cantiere per restaurare le opere faremo due piani, ecco, per queste cose. Potrebbe essere un'idea, architetto, cosa dice? La favola di Pinocchio non ha bisogno di presentazioni, perché alzi la mano chi non la conosce. Uno. Va bene, adesso stasera la imparerai. Ma è la storia della vita di ognuno di noi. E prima di Collodi c'è stato qualcun altro che ha proposto la storia della vita dell'uomo fatta di contraddizioni, fatta del desiderio di fare bene ma dell'incapacità di realizzarlo, e tutte queste cose sono contenute addirittura nella Bibbia, pensate. Datevi a leggere il libro di Giona, dice le stesse cose. E allora in Quaresima, proprio vicini alla Pasqua, è una riflessione utile per capire qual è la strada della vita, quali sono le difficoltà, gli errori che possiamo commettere. È un testo di grande, direi, portata umana. Non aggiungo altro, perché le prediche le faccio in chiesa e non qua. Vi auguro davvero una bella serata e voglio cogliere l'occasione per dire grazie a tutti questi ragazzi, ragazze, famiglie che si sono giocati serate e direi pomeriggi di lavoro, di prove e direi di invenzioni. Grazie soprattutto a chi ha ideato e promosso, e sapete tutti che parlo della Angela e delle sue collaboratrici. Buona visione a tutti, e soprattutto dico benvenuti a tutti i ragazzi del Granello, i tanti amici dell'Unitalsi che sono qui davanti e sono stati invitati proprio a godersi questa serata. Buon pomeriggio. Thank you.
nocciola piano, rami spezzati che il giorno non vedranno ormai. Ma c'è dell'altro tra cielo e mondo, e l'uragano non lascia indietro solo. Finestra, avevo voglia di ballare, mi succede sempre quando tuoni, lampi. Sei bella strana te, Angela. Geppetto, è un complimento? Ma lascia perdere, piuttosto c'è quello da sistemare. Ma che buon odore, mi ricorda qualcosa. È il pino che stava all'inizio del bosco, quello grande. Ah, ci abbiamo inciso un cuore una volta. Ah già, ma una volta Oh, c'è entrato in pieno da una saetta, per poco non mi sfondava il tetto. Noi siamo rimasti 3 ore senza luce. No, no! Fermati, non ci voglio andare! No! Vieni qui che ti prendo! No! Vieni qui! Fermati! Fermati! Vieni qui! Ah, oh, e fermati! Hai visto cos'hai combinato? È colpa sua! Ma zitto e raccogli! Lucignolo, ma è sempre la stessa storia, Non ci sono portato. Al diavolo la scuola, i maestri e i libri. È un ribelle, uno svogliato. Le ho provate tutte. Con le carezze, con i regali, con le botte. Tranne la pazienza. Un figlio si conquista con le parole, con la confidenza. Parla bene, Geppetto. Qualcosa da ridire, Angela? Oh, no, figurati. Vabbè. Ma perché non ci provi? Va! Diciamo che ad un figlio io ci avrei anche pensato. Mm-hmm. Solo che deve essere un figlio speciale. Un figlio... Perfetto! E sarebbe a dire... È diverso da te! Sai che roba allora! Io so come lo vorrei. Un figlio perfetto ce l'ho nella testa. Ti ascolta e sta zitto, non sporca e non costa. Non cerca avventure, ma è sempre al tuo fianco. Se tu di parlare, da solo sei stanco. Un figlio perfetto non turba la gente. Non cresce distratto, bugiardo e arrogante. Non dice mai no se gli imponi qualcosa. Non gioca d'azzardo e non scappa di casa. Ma questo non è un figlio. Questa è una cosa da comandare. Ah sì? Un burattino. Un burattino? Un burattino, non male. Anche un burattino andrebbe bene per cominciare.
un burattino. Vabbè, questo lo saprei fare. Come padre sarebbe un buon apprendistato. Un burattino, sì. Mi piace l'idea. E allora, che cosa aspetti? Dammi da fare. Un figlio perfetto, un amico, ha sempre stampato un sorriso. Non vuole giocare col fuoco, sa dove non mettere il naso. Su! Figlio perfetto è un signore, non tira sassate sui vetri, non fa fare brutte figure, con due canzonette lo nutri. È questo il progetto di un figlio perfetto! E tu, dammi la mano, e voi, muovetevi! Soggetto educato, risponde soltanto quando è interrogato, tirando la somma di pregi e difetti, è il figlio che sognano tutti. Figlio perfetto, non fuma spinelli, non gira di notte a suonare campanelli, non chiede vestiti all'ultima moda, non fa mai a botte in mezzo alla strada. Che me ne pare? Complimenti, Geppetto. Mi hai voglia di adottarlo? Facciamo uno scambio, Geppetto. Bello scambio, davvero. Pezzo di legno con una faccia da rintronato. Così è solo buono da bruciare. Almeno fategli un vestito. Sì, dai, Lucilio ha ragione. Facciamogli un vestito. Figlio perfetto e speciale, qualunque straccetto gli do. Questo è un figlio che non mi farà mai dannare. È un figlio che non ti farà mai dannare, come dici te, come lo chiameresti? Si merita un nome importante, di quelli che spaccano l'aria, che faccia impressione alla gente, che vada sui libri di storia. Ma sì, un nome da ricco, da capostazione, Annibale Sando a Napoleone. Monè, Rolando, Francesco, Giuseppe, Fanfulla, Dalodi, Dante, Giorgio, Giuduba, Cesare, Augusto, Epanino, Legno di Pino, Mistrizzi, Occhio. Lo chiami, ti chiamerò Pinocchio. Mamma mia! Sembra un bambino vero! A me fa un po' impressione. Vestito è ancora più ridicolo di prima. Ma da... Adesso è solo buono da bruciare, veramente. Pinocchio è un bellissimo burattino. Ma per essere un bellissimo burattino deve avere i fili alla testa, alle gambe, alle braccia, alle mani. Si è mosso? Papà?
Cielo. Cielo. Bravo, bravo, molto bravo. Stelle. Stelle. Bravo, Pinocchio, bravo, bravo. Luce. Luce. Non la vedo, ma qui ci dovrebbe essere una persona che conosciamo molto bene. Facciamo un bel applauso a Don Giorgio. Alberi. Alberi. Oh, bravo, bravo. Case. Case. Bravo. Pinocchio, questa è la nostra casa. Pinocchio, questa è la nostra casa. Oh, lascia perdere, vieni. Una casa vuol dire riparo, famiglia, protezione. Sì? No. Una casa, un tetto, un camino. A proposito, non ti avvicinare mai al fuoco quando è acceso. Sei fatto di legno, potresti bruciare. Pinocchio, è pericoloso. E che vuol dire? Ah, questo, scendi che ti fai male. È male, cos'è male? Oh, è il contrario di bene, scendi. Oh, mamma mia. Ho capito. Bene noioso, male divertente. No. A volte può sembrare. Sembrare, però. Che vuol dire? Una cosa che non è, una cosa che pare. E questo sembra o è? Pinocchio, ma quello sei tu. Io? Oh, ma che brutto! No, ma no, sei no, 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 fermo, fermo, porta sfortuna. E che vuol dire? È costruire un burattino che fa casino. Casino? Una casa piccola, piccola, indovina. No, 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 è una parolaccia. E che vuol dire? È una parola che non si dice. Ma è troppo complicato parlare. Imparerai. E imparerai che c'è un'ora per tutto. C'è un'ora per dormire, un'ora per alzarsi, un'ora per svegliarsi, un'ora per lavarsi, un'ora per mangiare, un'ora per studiare, eh? E anche un'ora per giocare, diciamo. Insomma, un'ora per tutte le cose, eh? A proposito, per me è giusto arrivata l'ora di darmi una bella rinfrescata. Sai, costruirti è stato faticoso, ma è un sacrificio che ho fatto molto volentieri. Sacrificio? Che vuol dire? Amore. Una cosa bella, importante, una cosa da ricordare. Oh, vabbè, vado a lavarmi. Tu stai qui buono, tranquillo, non combinare danni, mi raccomando. Scusate. Sei? Grillo è un'apparenza, ben diversa la sostanza. Per te sono una presenza, non potrai mai farne senza. Tu lo voglio o non lo voglia, mangerò sempre la foglia. L'insetto ripugnante? No! Un grillo, ma parlante! Smetti di gridare, che c'è chi può sentire. Ti stai rendendo conto che casino stai facendo. Non ti preoccupare, solo tu mi puoi sentire. Perdona l'invadenza, io starò alla tua coscienza. La mia cosa? Informerò su tutto quello che non sai. Se mi dai retta ti allontanerò dai guai. Ma insomma chi sei? Sono un grillo parlante sapiente. Sono la voce che è dentro di te. I miei consigli non costano niente. E sono per te. Risparmia sul lavoro, so cavarmela da solo. Per evitare sbagli non mi servono consigli. Sei proprio un permaloso, ignorante, presuntuoso. Perfettamente degno di una gran testa di legno. Sono proprio i tipi come te che a lungo andare regolarmente vanno male. Ascolta un grillo che sa stare al mondo e che di cose ne ha viste un bel po'. Se prendi tutto ridendo e scherzando è peggio per te. Vietato contestare, consentito consentire, disdicevole mentire ma con onore confessare. Vietato complottare, preferibile obbedire, dipendimento illecito se non è programmato. Chi fugge si umilia, chi bara si impiglia, chi offende si svende, chi imbroglia si sbaglia. Non hai percepito che cosa è proibito e non hai capito che cosa ma è vietato. Ma che tormento stai
Impossibile! Io sono la tua coscienza! Ma non potrei farne a meno! Impossibile! Tutti hanno una coscienza! Pinocchio, non mi puoi evitare! D'ora in poi noi due siamo una coppia! Una coppia regolare! Una coppia ufficiale! Ma che coppia improbabile! Ma che coppia improbabile! Devo trovare una tattica per liberarmi di te. Ma che gran rompiscatole, non puoi prestarmi così caro mio. Basta, sei quasi peggio di un incubo, sei insopportabile. Basta parlare, battere, basta, sei quasi peggio di un incubo. Basta parlare, battere, no, subito via. Ho quasi finito, Pinocchio. Arrivo. Io voglio uscire. No. Oh, sì, io voglio uscire, correre e guardare. Devi rassegnare. Non puoi far come ti pare. Io voglio uscire. Oh. I bambini non vanno mai in giro da soli, queste sono le regole. E allora cambiamo le regole, e poi io sono un burattino. Ma per il mio cuore, tu sei sempre un bambino. E poi, burattino, bambino, le regole sono uguali per tutti. Prima regola importante, non contestare niente. Porca paletta, ma che... Ora devo uscire, mi raccomando, stai qui buono, tranquillo, vabbè. Non combinare danni, non so, occupa il tempo, fai qualcosa, potresti, ecco, leggi un libro. Ma che sbadato che sono, devi ancora imparare a sillabare. A proposito, quando torno dal lavoro ti farò una bellissima sorpresa. Una sorpresa? Sì, 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 guardo in mente una cosa bellissima. Ah sì, vedrai. Che cosa? Ah, sì. Ah, Pino, è una sorpresa, andiamo. Ma ho capito che scusa è una sorpresa, ma che cosa? Fare una vita tutta scuola, casa e chiesa, più una lista di cose da fare che ho preparato io apposta per te. Mettiti in testa che roba importante o peggio per te. Sei solo un grillo arrogante e scocciante che parli e sembra che sei tutto tu. I tuoi consigli non contano niente, non darmene più. Ascolta un grillo che sa stare al mondo. Oh, finalmente zitto. Grillo? Grillo? Grillo, non fare lo scemo. Ah, ma non sei morto più. Magari un giorno di questi ci rivediamo. Ah, e salutami la coscienza. Quanto mondo intorno, che bellezza, mamma mia, il paradiso appena un passo fuori casa mia. Mi hanno detto non fidarti, che poi te ne pentirai, che può succedermi di tutto, che non si sa mai. E invece non c'è niente che non mi va. Questa è perfettamente la mia città. E voi? Dove state andando?
succede? Non succede niente, Pinocchio. È solo un nuovo giorno. E come ogni giorno andiamo a lavorare. Suona la campana per chi sta facendo tardi. Chi rimane ancora letto, sono solo i sordi. Lavorare? Ma noi stiamo lavorando e lavoriamo tutta la settimana. Settimana? Che cos'è una settimana? Che cos'è una settimana? E che cos'è una settimana? Mi potete dire che cos'è? Lunedì per cominciare bene, martedì non se ne può già più, mercoledì se il cuore non ti tiene, c'è un segreto per tirarti su. Basta solo pensare che ormai vicina domenica. Giovedì stringiamo forte i denti, venerdì siamo da buttar via, solo sabato ci fa contenti e ci salta addosso l'allegria. Soddisfatti e felici all'idea che ritorna domenica. Piccolo, vai a scuola e lascia stare Pinocchio. Iniziamo bene la settimana, Per cominciare bene, martedì non se ne può già più, mercoledì se il cuore non ti tiene, c'è un segreto per tirarti su. Giovedì la vita si sposta, venerdì siamo da più passaggia. Del gran maestro Mangiafuoco, e chi muore dalle risate verrà rimborsato il biglietto. Yeah! Udite, venite con me, venite. Eccomi. Venite. Fermo. Ragazzino, dove va? Divertimento assicurato, risate garantite. Se muoio da ridere, questi mi rimborsano pure il biglietto. È bellissimo, no, non possono andare. Ma allora, Geppetto sarà qui tra poco. Io che gli devo dire adesso? Tu digli che non mi hai visto. A casa ci ritorno stasera, mercoledì. No. Venerdì, perché tanto siamo tutti da buttarmi. Ma figurati, io aspetto qua con te, vai. Ah no? Puoi anche andartene se vuoi. Ma figurati, non credo proprio, è meglio che io stia qui. A qui. Fare che? Ah, c'è detto. Ho sorpreso il tuo burattino in piazza. Mi suona la campana. No, era lei cantava in piazza. Poi ma no, con gli altri burattini. Stava no. Cercando va di andare bene, via. Va bene, grazie, basta. Grazie, Angela. E tu dentro? Lunedì per cominciare bene, martedì non se ne poggia più. Pinocchio, cominciamo bene la settimana. Ti avevo detto di rimanere in casa, così non va bene. Mercoledì, se il cuore non ti tiene, c'è un segreto per tirarti su. Ma siediti meglio. Ma come devo fare? Ma questi sono per me! Fermo, ma sono fermo, per me! Cioè, ordine, sono mie! Ordine! Allora, ascoltami attentamente, cominciamo dall'inizio.
senti, la vita è tutta da imparare e non si deve improvvisare. E se mi ascolti io so come incominciare. Questo libro fa per te, di più speciali al mondo non ce n'è. Qui dentro tu potrai trovare tutto quel che c'è da sapere. C'è un'altra sorpresa, indovina cos'è. È un bel vestito fatto apposta per te. Poi scopriremo il mondo insieme e impareremo a volerci bene. Noi, ma che splendida famiglia, una vera meraviglia. Sempre insieme io con te, come il latte col caffè, e come il cacio con le pere, come il sale con il mare, come il cielo come pane e burro. Chiamami sempre se ti manco, e quando un giorno sarò stanco camminerò con te stringendoti al mio fianco. Avremo un milione di cose da fare, tu con la scuola e invece tu a lavorare, con il futuro da spendere bene ed ogni sera ancora insieme. Noi sempre insieme ad ogni costo, come l'uva con il mosto, come il brodo con il riso, come i santi e il paradiso. Mangia e subito a letto, domattina andrai a scuola e sarà una bellissima giornata. Conoscerai i tuoi nuovi compagni e imparerai un sacco di cose. E poi starai sempre con me e mi seguirai dappertutto, sempre insieme. Noi come il vento con la foglia, come gli occhi con le ciglia, come il sonno e lo spaviglio, come padre e figlio. E buon appetito. E che vuol dire? Ma lascia perdere, mangia, mangia. La mattina dopo, Pinocchio, con i libri nuovi sotto al braccio, prese la strada per la scuola. Ad un tratto gli parve di sentire in lontananza una musica di pifferi e di colpi di grancassa. Incuriosito, prese una strada traversa e si trovò in mezzo a una piazza tutta piena di gente, la quale si affollava intorno a un gran baraccone di legno e di tela dipinta di mille colori. «Quanto si spende per entrare?» chiese Pinocchio ad un ragazzetto del paese. 5 monete. «Allora, per 5 monete, ti vendo la mia giacchetta.» «Che vuoi che mi faccia di una giacchetta di carta fiorita?» gli rispose quello. «Vuoi comprare le mie scarpe? Sono buone per accendere il fuoco. E quanto mi dai del berretto?» «Bell'acquisto davvero!» Pinocchio era sulle spine, stava lì lì per fare un'ultima offerta, ma non aveva coraggio. Esitava, tentennava, pativa. Alla fine disse: «Vuoi darmi 5 monete per i miei libri di scuola?» «Per 5 monete li prendo io!» gridò un rivenditore di panni usati, che si era trovato presente alla conversazione. E i libri furono venduti lì su 2 piedi. Presto il gran maestro Mangiafuoco ci darà il suo benvenuto. Il suo spettacolo di burattini è adatto a grandi e piccini. Ma c'è un burattino! Veramente qui di burattini siamo tanti e siamo tutti qui davanti. Ma no, c'è un burattino! Là! Ma non è possibile!
vecchio. Ma sei un burattino? Sì. Ma non hai figli? Non li ha. Ma è vero, non li ha. Dove hai nascosto i fili? I fili? Ma cosa sono i fili? Ma non è possibile. Tutti i burattini hanno i fili. Ma mi sembri vivo, come fai? Andrà con la molla o con le vile. Dai, dici come fai. Sei fatto di legno anche tu? Eh sì, sono anch'io di legno. E come voi tutti di notte sogno. Senza guinzaglio io sto imparando che oltre la piazza comincia il mondo. Dici tutto, come hai fatto, insegnalo anche a noi. Liberatevi dai figli. Soldi per venire a teatro. Hai rubato in casa, scippato per strada, sequestrato, spacciato? Rispondi. Non è, cioè. E ho venduto i libri di scuola! Sono buono! Troppo buono! Torna a casa, burattino, qui nessuno brucerà. A non vendere più i libri per venire a Luna Park. Giuro, cambierò davvero. Prometto e giuro, da domani in poi. Non posso lasciarti andare a mani vuote. Non ce la faccio. Sono di un buono disgustoso. Schifoso, gelatinoso. Prendi queste monete e ricompra i libri che hai venduto. Sì, vabbè, dai.
E una. Una. E due. E due. E tre. E quattro. Aiuto, fermatemi. Mi sono troppo affezionato. E cinque. Ma è uno spreco. Uno scempio. Mamma mia. 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 Mamma mia
devastante. Guarda il colore della faccia, poverino. Sto andando a scuola. Verde obbediente. Poverino, un verde senza speranza. Il colore di chi non sa godersi niente. Vai, vai a scuola, Pinocchio. Vai, vai, vai. A scuola.
Non ci penso neanche. Figurati. E poi oggi sono ricco sfondato. Davvero? Sì. E lascia perdere, ci credi? È solo un burattino mitomane. Un caso disperato. Sì. E allora queste cosa sono? 5 monete d'oro. Sicuramente sono false. Sicuramente. I grandi cercano sempre di fregare i piccoli come te. È una legge universale. Non c'è niente da fare. Oh. Fammi un po' vedere. Ma... Ah, sembrano buone. Vedere. Anche belle nuove. Perfette per germinare. Germinare? Certo. Allora le sotterri, aspetti una notte, le annaffi. Le annaffi? Certo! Senza annaffiare non cresce niente. Così ad occhio e croce 5 monete diventano... 50! 500! Se annaffiate bene. 3 per 8, 24, moltiplichi per 2, beh, certo, aggiungi un interesse di 11. Beh, direi che ti potrei soddisfare su un attivo di... 2000! 2000? Parlando che ti stai inventando, cosa stai dicendo mai? Ma se c'è un sistema, spiegami com'è che fai. Proprio qui vicino, oltre quel giardino, c'è un terreno strano e raro. Che se pianti soldi crescono monete d'oro. Noi sappiamo, sperimentiamo, è un affare scoperto da noi. Noi investiamo e poi garantiamo chiunque si intorna dei soldi li porta da noi. E che dovrei fare? Te l'ho detto, seminarli nel campo dei miracoli. Poi le annaffi. E poi? Le raccogli, no? Ma sì, ma quante saranno? Ma te l'ho detto, 2000. 3000. 4000. 5000. 100.000. 1 milione. Pinocchio, non dar retta a questi balordi. Mi è sembrato di vedere un grillo. No, Pinocchio, tranquillo. Solo la tua coscienza. Pinocchio, sono i soldi che cambiano la vita. La vita. Con i soldi può cambiare la mia vita. Da così a così. Con i soldi puoi cambiare la tua vita. Da così a così. Con i soldi puoi. Con i soldi puoi.
Appena sono ricco vi regalo 2.000, 3.000, 4.000. Noi non lo facciamo per i soldi. No, noi lo facciamo per puro volontariato. Ma allora non andiamo al campo dei miracoli? È impossibile. Perché? Perché solo a mezzanotte il campo diventa miracoloso. E poi prima bisogna concimarlo. Certo. Pinocchio, vai a casa. Ma sì, ma prima devo andare al campo dei... Niente, niente. L'appuntamento. L'appuntamento? È a mezzanotte. A mezzanotte, in punto. Spaccato. Spaccato. Ma dove si trova questo campo dei... miracoli? Sempre dritto verso quella strada. È un segreto acqua in bocca. Che bello, vado al campo dei miracoli, divento ricco. Ma cosa sono i miracoli? Sono cose straordinarie, magiche. Ad esempio, se un gelato per miracolo gli spunta la coda, diventa una stella cometa. Tu afferra la coda giusta e ti ritroverai in cima al mondo. Ma i miracoli succedono anche di notte? Soprattutto di notte. Questa è la mia notte dei miracoli. Domani tutto il mondo si stupirà di me. Non dovrò accontentare più nessuno. Imparerò la vita a modo mio, perché non devo credere ai miracoli. Sto per passare il ponte tra il sogno e la realtà, e di là forse spuntano le ali a quelli un po' diversi come me. Tutti sanno tutto più di me, quante differenti verità. Se non giochi mai non puoi mai vincere. Questa notte scintillante cambia la vita mia. Stringo in pugno finalmente tutto e di più. La chiave del tesoro. È stupido star sempre male per essere normale. Stanotte no. Vedrai che gran signore io diventerò. Mio padre andrà in vacanza, fiero come un re. Sceglierò quali amici avere intorno, magari un po' diversi come me. Un biglietto per la libertà è un diritto alla felicità. Se non giochi mai non puoi mai vincere. Questa notte scintillante cambia la vita mia. La fortuna non aspetta quando ti dà appuntamenti al buio. A volte sono trappole d'amore e fantasia. Stanotte no. Questa notte scintillante cambia la vita mia.
lentamente al buio. A volte sono trappole d'amore e fantasia. Stanotte no, ma questa notte no. Stanotte è mia. Sono anche inciampato. Gatto, volpe, ma forse è troppo presto, o forse dovevo andare. Ho la vita! Ho la vita! Quale borsa? Quale vita? Non fare lo scemo! Dacci le monete o sei morto! Morto! Ma quali monete? Le ha messe in bocca? Sputale, sputale! Io non voglio insistere, ma proprio non le vuoi sputare? Ti diamo 3 secondi. 1, 2, 3. Le sputi? Impicchiamolo. Adesso noi ti impicchiamo. Poi torniamo domani mattina. Ovviamente quando avrai aperto la bocca. Lo spasmo omeopatico, la convulsione propedeutica. Dovrai sputarle per forza. Non le pressionare. Lasciamolo defungere in pace. Oh, Isa. Oh, Isa! Buonanotte, Pinocchio! Ciao, ciao, carino! Aiuto! Aiuto! Papà! Se tu fossi qui! Aiuto! Aiuto! Pinocchio! 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 Oh, dove sei? L'avete visto Pinocchio? No. Dov'è Pinocchio? Angela, ma cosa ci fai qui? Per starti dietro ci ho rimesso anche una scarpa. Io non ti ho chiesto niente. Lo so, ti conosco. Però è tutto il giorno che manchi. E se permetti una si preoccupa, Sì. E poi io a Pinocchio ci sono affezionata. L'ho visto nascere. Bell'idea che ho avuto. Uno si costruisce un burattino per gioco e poi si ritrova con un sacco di problemi. Certo, perfetto. Non deve essere stato facile per te, Sì, sì. Però ti sei costruito un cuore. Ne avevi bisogno. Ma quale bisogno? Stavo bene come stavo io. Quello. Quello sarà la mia dannazione. E allora puoi sempre lasciare perdere, no? L'hai sempre fatto, era il tuo stile, no? Tanto è un pezzo di legno, cosa vuoi che sia, no? È quello che farò. Appunto. Non riesco. Non posso. Ma dai. Vieni in paese, magari è in casa che ci aspetta, bello tranquillo. Angela, io non mi sento pronto. Parli come un padre. È vero, parlo come il mio. Sembra solo ieri quando mi inseguivi con le tue domande, coi tuoi sogni nuovi. Come cambiano. Oggi non so mai cosa fai là fuori e ci vivo male con i miei pensieri. Piano piano te ne vai e non so raggiungerti. So che non è facile imparare a vivere, ma tu non mi lasci mai tempo di conoscerti. Io vorrei capire come tu mi vedi e se ti sto fra i piedi
o se un po' ti fidi e vorrei seguirti lungo il tuo cammino senza far rumore, senza disturbare. Sono stato figlio anch'io molto tempo fa, forse non ci credi, ma me lo ricordo. Va solo avanti, tu rimani indietro. Cosa chiedono i figli? La felicità senza fare sforzi o la libertà di essere diversi. Ma qualunque cosa sia, se ne andranno sempre via. So che non è facile imparare a vivere, ma non ci resta mai tempo di conoscerli. Ha una vita addosso tutta da scoprire. Vuoi fermarlo adesso con le tue paure? Calendario, sta venendo inverno, lui non ha paura di ogni nuovo giorno. Sono stato figlio anch'io molto tempo fa, forse non ci credi, ma me lo ricordo. E vorrei sedermi a guardare il mare con i miei pensieri senza batticuore, se dei miei consigli puoi già fare senza, sono quasi in pace con la mia coscienza. Ci sarà, non fai mai abbastanza per questi figli. I nostri figli. Cos'hai?
hai da borbottare? Io? Niente, ho i miei pensieri io, sai? E poi, se proprio la vuoi sapere, qui siamo adesso, di troppo. Uno in più non mi sembra a caso. Oh. Ma non posso mica lasciarlo lì appeso. E perché? Mi conosci, quando c'è la luna piena faccio sempre qualche magia. Pinocchio quando è una di queste. Smetterai? Ma quando la smetterai? Mi sento responsabile, devo aiutarlo. Tuchina, Tuchina, che animale sarebbe questo? Una specie strana. Di certo non è un animale notturno. È un burattino. Poteva stare dove stava, lasciarlo lì, che bisogno c'era ora di salvarlo, non lo so io, Fate silenzio, adesso pensiamo a rimetterlo in forze. Aiuto. Un burattino che parla. No, sono morto. Che male. Io non ci vedo niente di buono. Zitte, andate a prendermi una medicina. Dolce o amara? Amara come il fiele. No, non darle rette, è scorbutica di natura. Bevila e starai meglio, Pinocchio. No, se amara non la voglio. Devo prendere l'imbuto? Bevila. No, bevila e non scocciare. Sto bene, sto benissimo. Ho fatto tutto incredibile mezz'ora fa, ero il peccato è ora. Gli assassini. Uno cammina bello, tranquillo. E a un certo punto, ho la borsa, ho la vita. Fermi. Ma che modi sono? Adesso si impicca uno così solo per rubargli 5 monete d'oro, cioè. Monete? Monete, ma quali monete? Ma chi ha mai parlato di monete? E se l'ho avute le ho perse. Mentire, contraddirsi, tipico degli umani. L'avrei scommesso. Possiamo sapere come hai fatto a perdere le monete? Mi sono caduta in terra quando mi hanno impiccato. Ma certo, come ho fatto a non pensarci prima? Ma il mio naso, ma cosa succede? Forse hai detto una bugia. No, è che mi sono sbagliato, ecco. Le avevo in bocca, e le ho inghiottite con la medicina. Bugia ancora, bugia. Questo bosco è stregato. Il signore ha pure la colpa al bosco. Pinocchio, vieni qui vicino a me. No, mi vergogno con questo naso così lungo. Pinocchio, perché non provi a dire la verità? Va bene, ecco le monete. La verità è uscita e il naso è rientrato. Il mondo è pieno di bugiardi e solo a me succedono ste cose. Ma vi sembra giusto? Guarda, questo burattino non mi piace. Te l'ho detto, non mi piace. Tuchina, tu perdi solo il tuo tempo per niente. Bufo ha ragione. Io un caso clinico lo riconosco al naso. Quello è nato balordo e reterà balordo. No. Nessuno nasce per niente. Vita. Nella vita c'è un destino, sempre, e nessuno nasce mai per niente. Vivere il mestiere dei perché, ma è il più bello che c'è. Vita, questa vita è dura, a volte amara, chi è diverso spesso fa paura. Guarda solo la realtà e sognare non sa, ma chi va con il cuore può fidarsi di sé e restare com'è. La luna conosce a memoria la vita che va. Vedere domani
Lucignolo, lascia perdere. Quello è troppo legnoso. Non perdiamo tempo di Rapinocchio. Dai, vieni con noi. E dove andate? Nel paese dei Balocchi. Dai, vieni con noi, perché... Dai, vieni con noi, vedrai. È un'occasione unica. Se poi ti annoi, tu ritorni a casa. Nel paese dei Balocchi, uno fa quello che gli pare. Mi dispiace, ma io non ci casco. Non sai che ti perdi. Non pregarmi che io ti conosco, via. Mi fai fare tardi. Giusto un minutino, tanto per vedere, e se non ti piace poi ritorni qua. Pinocchio, dai Pinocchio, vieni via. Ma ci sto pensando. Pinocchio, dai Pinocchio, vieni via. Infatti non so perché. Pinocchio, dai Pinocchio. E va bene, vengo! Sì! Nel paese dei Balocchi, se ti piace la libertà, nel paese dei Balocchi, ogni giorno una novità, c'è tutto, proprio tutto, e di più. Dov'è? Aspetta, dove scappi? Dove scappi? Aspetta. Eccoci. Siamo questo. Perché? Non ti piace? Ma qui non c'è niente. Guarda, addio. Oh, Lucina. Ma dai, vieni, forza, forza. No, 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 mi prendi in giro, mi stai imbrogliando. Ma no, ma te lo giuro, fuori è tutta una facciata e dentro il bello. No, 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 anche tu come tutti gli altri, ma questa volta non mi fregate. Ti sei messo d'accordo con il grillo parlante? Ma no! Sei grillo parlante tu! Ma no, ma basta con questa storia di grilli parlanti! No. I grilli parlanti non esistono! Forza! No, 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 no! Per la gente snob. Batti il tamburo, scrivi sul muro, fai della scuola un pub. Mangia su delle scimmie, balla come un masai. Buca, buca, buca. Poi tutte mummie. Pensa che sballo, qui non si cresce mai. Non si cresce mai.
Dicevo, non è un posto speciale. Specialissimo. Nel paese dei balocchi uno fa quello che gli pare. Qui ci si diverte solo e si mangia. Vieni. Caramelle? Lecca lecca? Cioccolata? Cioccolata per cominciare. Grazie, Lucignolo, non finirò mai di ringraziarti. Per te questo è altro. Per te questo è altro. E tu sei l'amico più amico che io abbia mai avuto. Sbagli, Lucignolo sarà la tua perdizione. Pinocchio, amico mio, facciamo un patto. Io e te per sempre insieme. Sempre. Ma Pinocchio, lo avevi promesso a Geppetto. Noi due insieme avremo il mondo. E potremo fare tutto quello che ci pare? Tutto quello che ci pare, senza più un adulto tra i piedi a comandare. Non è vero, non ascoltarlo. E senza neanche un grillo parlante a scocciare. I grilli parlanti. Ma basta con questa storia dei grilli parlanti. Te l'ho già detto mille volte, i grilli parlanti non esistono. Te lo sei inventato. Anzi no. Ecco cosa hai fatto. Te lo sei sognato. Ma sì, certo, l'ho sognato. Nel paese dei balocchi si sognano cose proibite. Non mi vede. Non mi sente. Esagerate. Io ad esempio una volta... No. Pinocchio, sì. Ha perso la coscienza e l'innocenza. Io non posso fare più niente. Addio, burattino. Ora, se permetti, amico mio, vado a fare un sogno... comandato. E se permetti, uguale. Lucignolo, Lucignolo, svegliati. Ma che c'è? Da quanto tempo siamo qui? Ma dove? Nel paese dei balocchi. Ma non lo so, qua il tempo non si conta. Buonanotte. No, 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 svegliati, devo parlarti. Oh, quanto rompi. Cosa vuoi? Prima ho visto una bambina che piangeva. Oh, ma...
Insomma, qui non esistono bambini che piangono, qui ci si diverte solo e basta. No, è Geppetto che camminava da solo. Era così triste che quando l'ho chiamato non si è neanche voltato. Ho capito cosa ti succede, amico mio. Vedrai, una bella dormita, tutto si sistema, domani sei come nuovo. No, non hai capito, io qua non mi diverto più, mi sto annoiando. Ma qui la gente non ci si annoia. Buonanotte! Io ce la sto mettendo tutta, però non faccio altro che pensare alle cose che ho lasciato e detto tra noi, io vorrei tornare a casa. Voglio andare via da questa vita, ho bisogno anch'io di tenerezza, un posto caldo tra due cuori innamorati davvero. Via da questa vita vuota, ritrovare il figlio che ho perduto e quella donna che da sempre avrei voluto con me. Chissà perché non gliel'ho detto mai, ma perché io cambierò, ci riuscirò. Lo so, si può ritornare indietro. Voglio andare via da questa vita vuota, prendere per mano i miei domani e risvegliarmi in una casa che non sia solo mia, rincorrere la mia felicità, lo farò. Io cambierò, ci riuscirò a dare retta più al cuore, a risvegliare l'amore, sì, oh sì, sì che si può puntare dritto alle stelle, col passato alle spalle. Non lo so, è colpa mia, ma può solo Dio cambiare la mia storia. Perché, perché si impara a vivere quando la vita va via. Cercavo la mia libertà senza mai capire. Ritornare indietro, ritornare.
signorone. Scusa, ma quando ti svegli non ne avere male, però torno a casa. Comunque con te sono stato bene. Noi saremo amici per sempre. Addio. Dove credi di andare? A casa. A casa? A casa non puoi tornare. E perché? Tu hai deciso di venire e ora... E ora mi sono rotto, va bene? Hai deciso di venire, non puoi uscire. E tu chi saresti per dire questo? Il padrone del paese dei balocchi. E allora mi fai un baffo, perché qui, fino a prova a contare, gli adulti non contano niente. Ti sbagli, qui comando io. Ma io ho deciso... Forza ragazzi, hop hop hop, forza Pinocchio, fammi vedere cosa sai fare, hop hop hop, e tu, hop hop hop, Pinocchio, forza. Un bel giro di chi ha nominato forza. Pinocchio, hop, hop. Grillo, Grillo, hop hop, io vedo hop, solo asini, hop. Dove sei no. Pinocchio? No, sono qui, non fare finta di niente, hop. Ehi voi, hop. Qualcuno hop. Ha visto un burattino? Hop. No, oh. Avevi ragione, ho sbagliato, ho sbagliato. Eppure io ho sentito chiamare Pinocchio. Grillo, mi potrai scocciare quanto ti pare, giuro che ti ascolto. Ma ora tirami fuori di qui, ho bisogno di te. Ah, ma Pinocchio è il nome di un asino. No, no. Quello non è il mio Pinocchio. Tolgo il disturbo. No, no, Grillo, Grillo, non te ne andare. Ah. No, alzati, alzati, alzati. Ah! Uno che inciampa, l'altro che si ribella. Che asini, non si fa. Il pubblico è sacro, il pubblico paga e si vuole divertire. Non c'è posto per asini come voi. Sai cosa ti dico? Avevo bisogno di un bel tamburo. Ti butterò in acqua e quando sarai bello gonfio, scommetto che farai un bellissimo suono. Quanto a te, ribellarsi al padrone, non si fa, non sta bene. Ti meriti una vera punizione. Ti venderò a un produttore di insaccati. Ti piacerà diventare una mortadella. Ci vediamo dopo, ragazzi. Mi dispiace, Pinocchio. È colpa mia. No, no. Conoscendomi l'avrei fatto anche da solo. È solo colpa mia. Mi potrai mai perdonare? Sta vicino nel bene e nel male, e non gli serve parlare per dirti che pensa di te. Se c'è un amico c'è sempre speranza di un'altra occasione. Mentre
treno perse soltanto una buona ragione per prenderne un'altra. Se ti succede che soffri in silenzio, ti sta ad ascoltare. E sa restare aspettando il sereno a bagnarsi con te. Le feste passano, gli amici no. Comunque vada, sai che non ti scorderò. Stanotte è l'ultima, amico mio. Ma non ti arrendere. Le feste passano, gli amici no, gli amici no. Comunque vada, sai che non ti scorderò. E se il destino poi cambiasse idea, restiamo amici noi. Comunque sia. Addio Pinocchio!
Il mostro, tirando il fiato a sé, si beve il povero burattino e lo inghiottì con tanta violenza e con tanta avidità che Pinocchio, cascando giù, batté un colpo così screanzato da restarne sbalordito per un quarto d'ora. Quando ritornò in sé da quello sbigottimento, non sapeva raccapezzarsi nemmeno lui in che mondo si fosse. Intorno a sé c'era da ogni parte un gran buio, ma un buio così nero e profondo che gli pareva di essere entrato col capo in un calamaio pieno di inchiostro. Pinocchio si mosse brancolando in mezzo a quel buio e, camminando a tastoni, si avviò un passo dietro l'altro verso un piccolo chiarore che vedeva baluginare lontano lontano. E più andava avanti e più il chiarore si faceva rilucente e distinto, finché, cammina, alla fine arrivò. E quando fu arrivato, che cosa trovò? Non sarai perfetto, però un poco ci rassomiglia mio Pinocchio, eh? Oh, deve essere un difetto di fabbricazione. Sai, oggi secondo i miei calcoli dovrebbe essere Natale. E Natale si passa bene in famiglia, non so. Non ho neanche fatto in tempo a spiegarti cosa vuol dire Natale. Papà? Anche tu parli? Anche questo è un difetto di fabbricazione. Ah, ma se parli allora cammini e allora abbracciami forte e dimmi buon Natale, Geppetto. Buon Natale, Geppetto! Pinocchio! Ma questa volta Pinocchio, ti giuro, non sì, ti lascerò sì, mai più. Ma sì, se sto sognando non svegliarmi, che bello. Perdonami per tutto quello che ho fatto. Sì, ti perdono. Anzi, sì. Ti dico una cosa. Sì. Se guardami sempre il naso. Se cresce il simbolo che sto mentendo, finché non rientra tu non mi devi credere mai. Avete capito? Io non ho capito niente. Vabbè, niente, sciapete. Ma senti, hai fame? Ma come sei finito qua dentro? Ti stavo cercando. Ho remato tutto il tempo. Poi a un certo punto la balena ha inghiottito me e la barca tutto assieme. Luce buia all'improvviso, non ho più capito nulla. Tutta colpa mia, colpa ma mia. Ma no. Non è colpa tua, non ti preoccupare, ormai mi sono abituato. Ma sì, guarda, qua i pesci non mancano, ormai mi sono specializzato, li prendo al volo. E finora ho cucinato dando fuoco ai pezzi della barca, ma come vedi il legno è finito. E quella è l'ultima candela. E che facciamo? Buio. E sushi. E che vuol dire? Pesce crudo. Ma che schifo! Lo so, proprio adesso che arrivi tu. Ma guarda, ci abitueremo, ci scalderà l'affetto. Un momento, ho un'idea migliore! Davvero? Sì, sono di legno, mi puoi bruciare! E allora? Ma non tutto, magari un piede. No. Sono stato un asino zoppo, posso essere anche un burattino zoppo. Pinocchio, no, Pinocchio, no, non è così. Non ti devi preoccupare, l'importante è che stiamo sempre insieme. Sì. Che peccato sia finita questa complicata vita. Proprio adesso che ho capito, ora che ti ho ritrovato. Scusa se non ho il segreto per poter tornare indietro. Quante cose da cambiare, quanto da rifare. Ma che succede? Ha aperto la bocca. Di notte la balena sale in superficie a godersi un po' di luna. È vecchia, respira male. E allora ogni tanto apre la bocca. Che bello, aria fresca. Io ogni tanto mi metto qui, calmo, seduto e tranquillo, a pensare. Se il mondo finisse stanotte, che fa? Potremmo stare a guardarlo da qua. Per ogni stella che ci sfiora c'è un desiderio che si avvera. Noi, ma che splendida famiglia, una vera meraviglia. Anche persi in alto mare
ci sappiamo ritrovare come il cielo con la luna, o il coraggio e la fortuna. E a dispetto del destino ce la caveremo. Ma come, Pinocchio? Ah, davanti abbiamo il mare, la libertà. E allora? Possiamo nuotare fino a riva e poi... No. No, io non ce la farò mai, io non so nuotare. Ti porto io, dovrei galleggiare, no, e sono di legno. No, tu vai. È giusto così. Non ti preoccupare per me, tanto io rimango qui. No, neanche a pensarci. Io non voglio restare da solo un'altra volta. Se resto da solo mi incasino, io mi conosco. Tu vieni con me, staremo sempre insieme. Come padre e figlio. Dai, andiamo. Aspetta. Pinocchio, ho paura. Che facciamo festa oggi? No, non si lavora più. Scendi in piazza che facciamo festa oggi? No, non si lavora più. Più di tutto perché oggi basta, dico a tutti di venire giù. Scendi in piazza tu, c'è una festa qui. Amici, grazie a tutti di essere qui quest'oggi. Sapete, io non sono mai stato uno di molte parole, però oggi ho ritrovato un figlio e questo per me è un giorno speciale. Angela, cosa ci fai qui in disparte? Non sei neanche venuta a salutarci. Con tutta questa gente mi sono sentita un po', come dire, di troppo. E poi mi sembra che Pinocchio sia diventato un vero burattino obbediente. Quindi sono finiti i problemi, Geppetto. Ora puoi tornare ad essere il vecchio Geppetto di sempre. Guarda, ti sbagli, non è mica così semplice, sai? Ho scoperto che Pinocchio è bambino e burattino insieme. E in qualche modo anche lui ha un cuore. Questo complica le cose, eh? Sì. Senti, data la situazione che si è creata, io pensavo ogni tanto, ogni tanto, ed è vero, ho bisogno di una piccola consulenza, ecco, diciamo. Vabbè, una consulenza, una presenza, una donna. Ma accanto, insomma, è così difficile dire ti voglio sposare? Ah no, attenzione, corri un po' troppo adesso, Certo che è un uomo da solo, vabbè, stavo pensando che... Adesso basta tempo di pensare, allora... Ehi, che succede qui? Pinocchio, penso che tra i piedi ti ritroverai anche una madre. Vabbè, mi sta simpatica. Approvato. Mm. Lucignolo! Ciao. Come stai? Ma allora non sei diventata una mortadella? No. Anzi, ti vedo bene. Come stai? Bene, Pinocchio. Sapessi quante cose sono successe. Dopo il paese dei balocchi sono stato inghiottito da una balena. Ma figurati, non è servito a niente. Anzi, proprio quando stavo per... Scusa, amico, però adesso devi andare.
Ci vediamo tra poco, non ti preoccupare. Vengo con te. No, devo andare, mi aspetta una ragazza. Ma noi eravamo, cioè noi siamo amici per sempre. Ma noi lo saremo amici per sempre, Pinocchio. Però le cose cambiano, si cresce. Non me ne volere male. Vieni, Pinocchio, si è fatto tardi, andiamo. Ma che succede? Sei stanco? Vieni, che ti porto sulle spalle. Cosa vuol dire crescere? Vuol dire cambiare, ma in peggio. Per fortuna la cosa non ti riguarda. E perché? Perché i burattini non crescono. Ma io voglio crescere, diventare grande, come Lucignolo, come tutti. Pinocchio, sei nato burattino e rimarrai burattino. E tanto di guadagnato. Meno preoccupazioni, meno problemi, meno dolori. No, non è vero. Io sto soffrendo. Un altro difetto di fabbricazione, ma è possibile? Ma questo non era previsto, scusate. Pinocchio, quando ti ho costruito non credevo che un pezzo di legno potesse essere così complicato. Per voi non sarò mai altro che un pezzo di legno, vero? Un burattino che non può scegliere, decidere. Una cosa buffa da muovere come vi pare. Beh, senza rimproverare nessuno, allora preferisco tornare albero. Almeno un albero cresce e può sognare che a primavera gli spunteranno le foglie. Se un falena me lo lascia in pace, non ci fa un burattino. Son nato in una notte di tempesta, non ho radici e mai crescerò. Se la magia della mia vita è questa, scusate tanto, ma io non ci sto. Chiederò alla luna di tornare indietro. Ero albero e lo ridiventerò. Meglio un legno vivo al vento che un cuore umano per metà. Là io crescerò ed imparerò la mia libertà. Vorrei stare con te tutto il tempo che resta, ma volerlo non basta. Ma tu, comunque sia di vita vera o di legno, sarai sempre mio figlio. Sto male a lasciarti andare. So amarlo, ma non so aiutarlo. Se sai quello che vuoi e lo desideri forte, puoi cambiare la sorte. Perché la vita è un sogno per chi va con il cuore, anche se è un cuore di legno. E tu sai amare, so che lo sai fare. Salvando il mio cuore, ma ho
sbagliando di più. Devi dirmelo tu. Pinocchio, hai imparato ad amare. È solo questo il segreto della vita. Se guardo in fondo al cuore, c'è qualcosa che io non avrei creduto di provare dentro me. Ormai il passato è passato, non torna più. Ho sbagliato anch'io, ma ora lo so. Ed ho scoperto che se sono accanto a te, io non mi perderò. Adesso lo so, la forza che c'è in te mi aiuta a scegliere, forse ho capito davvero di essere a casa mia, 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 a casa mia, è casa mia. Ora è finita la salita e noi siamo amici per la vita. Non devo più chiedermi qual è casa mia. Adesso lo so, e ho scoperto che se sono accanto a te, io non mi perderò. Adesso lo so, la forza che c'è in te mi aiuta a scegliere, e forse ho capito davvero di essere a casa mia, 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 a casa mia. Thank you.
arriverò. Adesso lo so, la forza che c'è in te mi aiuta a scegliere. Ora ho capito davvero di essere a casa mia. A casa mia, 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 a casa mia. Davvero bravi, facciamo davvero i complimenti. Facciamo davvero i complimenti a tutti, a cominciare da chi l'ha pensato. Io vorrei dire anche chi ha fatto i costumi, che sono favolosi, veramente. Grazie alle suocere e complimenti a Pinocchio. Sonia, sei insuperabile. E il Pinocchietto è commovente. Non ha detto niente, ma non ha fatto chance tutti. Grazie, grazie davvero di cuore. Io mi metto qui da una parte, così ci fanno una bella foto. E avrete capito che nella storia di Pinocchio c'è la storia della vita, di ognuno di noi. Soprattutto i genitori e i nonni avranno capito tante cose. Mi auguro che l'abbiano capito anche i ragazzi che l'hanno fatto. Grazie a tutti, buona serata. Un grazie a chi ha là dietro manovrato luci e audio e il service. Grazie a Mario che ha fatto le riprese. Grazie a chi devo dirlo, grazie. Grazie a Angela che l'ha ideato e proposto. La conosco da quando ha 15 mesi, vero? Quindi la sentivamo sempre, le piacevano tanto e adesso mi commuove tanto vederla lì. Orgogliosissima come la sua mamma e il suo papà. Siamo orgogliosi anche di avere un gruppo che fa questi lavori, perché sono dei grandi strumenti per lasciare dei messaggi e per coinvolgere i ragazzi in un cammino di riflessione e di attenzione a quelli che sono i valori. Ci diamo anche l'appuntamento, non so se che ne di altri, ma sicuramente per San Nazario sarà messo in scena qualcosa di bello sul sagrato della Chiesa. E poi per 2 anni qua, se intraprendiamo i lavori, ci daremo l'appuntamento per l'inaugurazione. Sì, ma sicuramente nel frattempo siamo già ospiti dai frati che sono qua. Bene, abbiamo una delegazione del seminario che ha prenotato. Grazie a tutti, grazie.